Nel mio intervento io mi sono occupato di social media monitoring semantico, cioè quel particolare tipo di social media monitoring che va a indagare le inferenze profonde di comunicazione, cioè le comunicazioni che sono, non sono dirette a noi come società o come brand, ma sono le comunicazioni pubbliche, naturalmente non quelle private perché sarebbe una violazione della privacy, che ci sono tra utenti e utenti e non necessariamente che menzionano un brand. Sostanzialmente col social media monitoring noi identifichiamo dei termini, degli argomenti della conversazione e queste piattaforme sono in grado di restituirci quali sono i topic, cioè gli argomenti che sono coerenti con questi argomenti e che sono connessi alle discussioni delle persone che menzionano i soggetti di indagine. Ci permettono di capire quali termini utilizzano, che sentiment, cioè che stato d'animo, quali situazioni patemica loro hanno, se sono contenti, frustrati, desiderosi di avere qualcosa, ma soprattutto anche che registri linguistici usano, come per esempio gli aggettivi, i sostantivi, le locuzioni, i modi di dire. E questo è un dato molto importante perché noi strategicamente nelle nostre campagne possiamo usare questi dati per o identificare un pain del cliente, cioè una situazione in cui un cliente ha un problema e magari questo problema è latente, non è risolto e noi possiamo generare un prodotto. Oppure altre situazioni, se come noi stiamo comunicando, come loro rispondono e quindi capire meglio le customer community senza, da questo punto di vista, avere quei filtri inevitabili che vengono definiti bias, che sono quei filtri dati dal nostro modo di vedere le cose, perché inevitabilmente quando noi facciamo degli studi sulle community, delle indagini di tipo desk, noi spesso abbiamo il problema di separare i dati dalla nostra interpretazione dei dati. Ecco, gli strumenti di monitoring danno un'ottima risposta a tutto questo e quindi ci permettono di avere un livello in più. Chi può usare gli strumenti social media monitoring? Sostanzialmente tutte le società e i marchi che hanno un numero di conversazioni non necessariamente sul loro marchio ma sulla loro area di riferimento. Cioè se io sono un piccolo gelataio e produco un marchio di gelati, io magari nel mio marchio ho poche conversazioni, però il settore dei gelati ha moltissime conversazioni online. Ecco, quindi posso usare questi strumenti social media monitoring. Sono scalabili, sì, ci sono degli strumenti come Datalytics che vanno su dei price range che sono affordable per anche realtà medio-piccole, e poi ci sono strumenti magari che hanno dei price range un po' diversi per indagini mondiali planetarie, che quindi hanno degli strumenti differenti. Io uso degli strumenti, qui ne ho nominato uno, ovviamente perché da questo punto di vista di alcuni strumenti ne sono ambassador e quindi sono quelli che io apprezzo di più.